Oggi Concord Italia è preoccupata per il futuro della cooperazione europea. In realtà siamo preoccupati per quello che si sta discutendo in Europa, a Bruxelles, che riguarda l'allocazione e gli strumenti delle risorse per le politiche di sviluppo e di cooperazione del prossimo sestennio, 2021-2027. Quindi ovviamente c'è un problema di confermare le risorse e possibilmente di aumentarle per seguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ma siamo anche preoccupati per il rischio che gli strumenti e le stesse risorse vengano utilizzate in modo non appropriato rispetto a quelli che sono gli obiettivi riaffermati dalla stessa Unione Europea della cooperazione, cioè la lotta alla povertà e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Vediamo un rischio che risorse vengano dirottate da questi obiettivi agli interessi di carattere geopolitico, ma che questi interessi si perseguono con le risorse per la lotta alla povertà, per la cooperazione, per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Questo lo stiamo facendo presente al Parlamento europeo, alla Commissione, alle istituzioni come società civile non solo italiana, ma anche della Confederazione delle ONG europee. È una discussione in corso, stiamo presentando le nostre proposte, le nostre preoccupazioni, però ecco, non vogliamo che attraverso lo sviluppo, per esempio, si faccia un aiuto condizionato che va casomai verso quei paesi perché sono paesi di flussi migratori, dimenticandosene altri che sono altrettanto poveri. Ecco, questo tipo di rischio noi vediamo e oggi abbiamo posto anche questo tema che credo sia necessario porre all'attenzione dell'opinione pubblica in un momento in cui anche giustamente la cooperazione italiana è sempre più una cooperazione europea e nel momento in cui noi crediamo che l'Europa debba rilanciare un suo ruolo positivo. E questo lo può fare attraverso ovviamente anche la cooperazione e lo sviluppo come strumento di pace, di intervento pacifico, come percezione di sé anche al mondo esterno, al continente, positiva, come attore positivo in un quadro globale che ci presenta crisi, emergenze e conflitti.